Un bellissimo fuori evento, fuori beat, organizzato da Inside Marche Live e da App Hotels Pesaro Urbino. Allora, Paolo Costantini, perché sono importanti questi eventi? Questi eventi sono importanti per fare sinergia tra noi operatori. Io rappresento gli albergatori di Pesaro, quindi per noi è molto importante avere qualcuno che insieme a noi promuove e porta avanti l'idea di turismo sul territorio. E fare un evento fuori beat è un'iniziativa che per noi è la prima volta come associazione. Vogliamo provare questo nuovo modo di fare networking e di collaborare tra operatori e tra addetti al settore. Davvero complimenti, perché questa sera ci sono davvero tantissime persone relative proprio a questo grande mondo del turismo. Sì, siamo molto felici di questa grande partecipazione, lo speravamo, ma i momenti non sono facili, quindi abbiamo dovuto lavorare per poter avere questa sera con noi. Ci sono nomi molto importanti e questo ci gratifica e speriamo di fare un buon lavoro. Quindi per noi è molto importante riuscire a fare squadra, a fare sinergia tra di noi, si dice spesso, però questo è vero. Ad organizzare questo evento Fuori Beat 2022 Inside Marche Live insieme ad App Hotels, che abbiamo già conosciuto e intervistato, Paolo Costantini, Riccardo Scaramucci. Allora, un evento davvero riuscito, in grande stile, un evento informale ma che ha visto interagire tanti operatori del settore turismo. Sì, ci sono tanti giornalisti della stampa di settore, molti tour operator italiani e anche internazionali, che ci interessava molto avere come ospiti, perché appunto noi abbiamo questo gap che dobbiamo assolutamente migliorare, ovvero la conoscenza delle marche soprattutto ad un pubblico internazionale. Questo per noi è importante perché è una regione, è vero, al plurale, come si dice, magari meno conosciuta di altre, però anche molto autentica, ancora molto apprezzata soprattutto da chi la conosce. Quindi noi abbiamo bisogno di promuovere, spingere, farla conoscere di più a un pubblico italiano e internazionale, anche perché ricordo che poi quando conoscono le marche molti tornano, ci sono molti repeaters. Mi stavi raccontando di questo titolo di un articolo, Viaggio nella bellezza delle Marche. Sì, le Marche, voglio dire, è la nostra regione, quindi ovviamente noi siamo innamorati di questo territorio, ma forse proprio per quello abbiamo la possibilità e anche l'onore di poter lavorare in questo settore, promuovere una regione che ami, promuovere un territorio che appunto conosci da una vita. Significa per noi, insomma, fare il lavoro forse più bello del mondo e vedere tante persone oggi qua insieme, albergatori, tour operator, giornalisti, significa comunque che siamo riusciti nel nostro piccolo a fare un po' squadra, che è forse uno degli aspetti più deboli che avevamo come Marche. Presente questa sera all'evento Inside Marche Live anche il vice sindaco del comune di Pesaro, Daniele Vimini. Insomma, un appuntamento importante perché si fa sinergia, no? Tra tante realtà della regione Marche, una regione che è plurale per una serie di motivi. Assolutamente, operatori marchigiani e tour operator di tutta Europa, per conoscere le proposte e anche su cosa punteremo principalmente nei prossimi anni. Chiaramente anche la capitale italiana 24 è stata al centro della presentazione, ma anche appunto una regione Marche che si vuole raccontare al plurale ed essere al centro delle strategie turistiche e soprattutto al centro dell'attenzione del turismo interno, che si va consolidando, speriamo, ma anche nel turismo internazionale, che speriamo sia veramente nell'anno di ritorno, nonostante le difficoltà e quello che accade in una parte di Europa. Però è importante esserci tutti assieme. È stato di buon auspicio qualche mese fa dal Gran Hotel di Rimini un evento come questo in un'altra fiera del turismo, ora qui da Milano, e ridarsi un po' le parole d'ordine e partire carichi per una stagione che potrà portare, crediamo, tante belle sensazioni a tutto il territorio pesarese e provinciale marchigiano. Abbiamo visto il brand, cioè il tentativo di dare un'immagine di queste Marche che possa essere un cappello con cui dialogare, ma il brand serve proprio per dire
ho questa identità, ho questa storia e tu operatore sei con me. In rappresentanza della Regione Marche questa sera c'è Paola Marchegiani, del settore appunto del turismo. Insomma, lei conosce bene la nostra Regione Marche, conosce bene quanto sia importante comunicare le eccellenze che abbiamo in tutto il mondo. Assolutamente sì, è il lavoro che cerchiamo di fare anche come istituzione, cioè riconoscere, intercettare i servizi, le proposte di cui il nostro territorio peraltro è ricchissimo e costruirne in delle filiere che possano essere un vero prodotto turistico, che possano consentirci di vendere le Marche e di accogliere nella nostra regione sempre più turisti. I video che avete presentato, gli spot che faranno il giro del mondo sono veramente meravigliosi. Quante bellezze abbiamo nella nostra regione. Sono contenta che siano piaciuti e sono spot che hanno un'idea delle Marche, che è questa comunque idea del diffuso di una regione. Come avete visto sono tante le immagini, tanti territori che dialogano tra di loro. Noi invitiamo per spostarsi, per conoscere i territori. E l'idea appunto è che esiste anche un'Italia minore, che nelle Marche può essere fruita, può essere scoperta, può essere goduta, forse più e meglio e spendendo meno che non da altre parti. Su quest'idea è costruito il nostro spot. Poco fa, Jacopo, abbiamo parlato di quanto siano importanti le pro loco nell'accoglienza dei turisti che arrivano nei nostri paesi, nei nostri borghi storici. E voi come Umpli Pro Loco Pesaro Urbino, insomma, fate un lavoro grandissimo. Assolutamente sì, buonasera, è bellissimo essere qua a parlare anche noi in prima persona di quello che fanno le Proloco, perché l'obiettivo è quello appunto di dare più valore e assolutamente più voce, più eco a veramente l'operato che viene fatto da tanti anni sul nostro territorio. Quello che facciamo come comitato è principalmente una gestione, un coordinamento dei vari eventi che le Proloco con i loro tantissimi volontari, perché sono più di 2000 solamente nel nostro evento di punta, che è quello del Natale che non ti aspetti, che siamo qui a Milano a presentare. Ogni anno portano avanti con dedizione anche in anni molto complicati. È bello anche, diciamo, la risposta della Regione Marche, che ci ha concesso questo spazio all'interno del Salone di Milano, perché ha riconosciuto comunque il valore negli anni che è maturato e addirittura adesso ha un richiamo nazionale e oltre, perché stiamo arrivando veramente a dei numeri pazzeschi e quindi siamo solamente che orgogliosi, perché alla fine vince tutto il territorio. Bisogna ascoltare gli operatori, bisogna ascoltare i privati, perché loro sanno tracciarti la giusta strada e tu hai il dovere di seguirla. Ci troviamo con Loredana Ceccarelli dell'Hotel delle Nazioni di Pesaro, Hotel delle Nazioni. E, insomma, tanti tour operator, tanti titolari di strutture ricettive nel nostro territorio per fare sinergia. Sì, è un evento importante, devo ringraziare per l'organizzazione, e siamo qui perché dobbiamo fare network, dobbiamo tutti insieme lavorare, e non può l'albergatore da solo, non può il pubblico senza il privato, senza quindi le istituzioni e chi crede nel privato, non tanto e non solo alla propria struttura, bisogna credere proprio nella città, nella regione, questa bellissima regione. Su cosa punterà San Benedetto per questa prossima estate? Allora, la nostra amministrazione è un'amministrazione politicamente molto aperta, per cui il nostro desiderio e sicuramente la chiave di svolta di questa proposta sanbenedettese sta nell'apertura, a tutto il territorio, perché di turismo in questi giorni ne abbiamo sentito parlare in vari modi da tutti, però credo che veramente se si vuole fare uno scatto in avanti bisogna promuovere un territorio, perché il territorio, diciamo, sud delle Marche ha molte particolarità, ha bisogno di essere semplicemente esposto nell'accezione migliore. Chiaramente questo discorso poi si deve estendere a tutte le Marche, perché come abbiamo ascoltato anche da persone esperte, cioè le Marche è una regione che va proposta nel suo unicum.